per disegnare questa collezione di lampada mi sono ispirata da lampade di carta giapponese che si chiamano Chushin, è per quello che la collezione si chiama così. E ho voluto fare un progetto molto semplice, ma che prende tutta questa poesia delle lampade di carte. Molto vicina c'è una più grande, poi una più piccola e una terza più allungata. Così creano una vera famiglia. Per quello ci sono tre forme e tre colori diversi, così tutte insieme si possono pensare a delle installazioni. Ho pensato questa lampada in due parti, un po' come le lampade di carta, una parte molto rotonda e un anello. L'ufficio tecnico hanno pensato in prima volta a svilupparla in metallo. Alla fine siamo arrivati a scegliere il vetro perché offre una superficie più lucida, un colore più intenso e anche perché con una sola soffiata si faceva tutto il volume dalla parte panciuta e anche l'anello. Qua si vede la prima parte della soffiata della lampada, si soffia tutta bianca e poi in una seconda parte si viene verniciare tutta la parte panciuta. In questo progetto il colore è così importante come la forma, sono stati pensati insieme. Si vede la scelta di colori definitive che sono l'arancio, il verde e il grigio. Queste lampade hanno una luce molto morbida, molto dolce. È stata pensata con un schermo verniciato opaco che non lascia passare la luce e poi l'anello, che lui lascia passare la luce e la lampada crea una luce nella parte di sotto. Diventa adesso una lampada molto moderna, molto fresca, molto giovane.